Ed eccoci in una nuova puntata di City Report, la trasmissione che vi svela le situazioni nascoste, quelle che non si vogliono far vedere nelle varie zone di Milano. Oggi siamo qui, parleremo in particolare del Municipio 8 con due servizi e due ospiti. Parleremo della questione del terminal SUC di Lampugnano, le immagini poi vi diranno molto di più di quello che vi posso dire io, e siamo qui con Maria De Muzio, consigliere del Municipio 8 di Forza Italia. Ciao Maria. Ciao, ciao Tullio, grazie per avermi invitato. Parleremo del Municipio 8, infatti sono curiosa di vedere le riprese che avete fatto e commentarle insieme a te. Ok, adesso direi che potremmo agevolare il servizio anche per i nostri amici che ci stanno seguendo, così da vedere quel che accade in questo posto dove si va a prendere magari delle persone che arrivano e si va per partire per delle vacanze felici, se ci si arriva a prendere l'autobus. Andiamo pure col filmato, grazie. Eccoci, oggi una nuova scoperta, tra virgolette, segnalata da molti cittadini. Siamo al posteggio autobus di Lampugnano, siamo insieme ai nostri amici della squadra di City Report. Andiamo a vedere cosa succede. Ed eccoci, ci stiamo avvicinando alla zona dove, oltre la fermata rossa di Lampugnano, si aspettano gli autobus per le lunghe percorrenze, quindi i Flexibus e tutte le altre linee. E vediamo che cosa troviamo. Allargate. Eccoci qua, qua troviamo un po' di gente, qua c'è un po' di bancarelle. Sicuramente non so se Beppe Sala è informato su quello che vendono qua oggi. Bene, bene, bene. E guardate cosa succede, questa è l'integrazione che si fa in Italia, borsette contraffatte, nessuno che controlla, chiaramente una fermata degli autobus che dovrebbe, tra virgolette, essere controllata. Sicuramente vediamo anche che la situazione è totalmente di degrado, guardate che schifo, urina, i cartoni dove si dorme, personaggi sicuramente fuori da ogni crisma. E questa è la Milano che dovrebbe ospitare le Olimpiadi invernali. Non sentite il vociare che abbiamo alle spalle perché sanno di essere stati trovati. Di sera, in questo caso, sono scappati via prima. C'è anche proprio un vero e proprio bar abusivo e un altro banchetto dove si gioca il gioco delle tre carte, quindi si fa il gioco d'azzardo. E io mi chiedo, ma in questa Milano del 2019, che ambisce ad essere una capitale internazionale pluripremiata dal Sole 24 Ore, no? In questa zona, il Sole 24 Ore, Beppe Sala e la sua giunta, ci sono mai stati? Ecco, adesso vedete che stanno sgomberando tutto. Cari ragazzi, ciao, devo fare una domanda. Ma a te ti ha dato il permesso qualcuno per vendere qua? No, guarda che io non ce l'ho con te, chiedo solo perché siccome ci dicono che danno tante possibilità a chi viene qui di vendere, di lavorare, eccetera, a te te l'hanno dato il permesso? Te l'hanno dato a te il permesso? No, no, non posso parlare con Non puoi parlare, nessuno. va bene. Niente, comunque quello che state vedendo in questo momento non è accoglienza questa situazione qui, non è neanche aiutare le persone. Assolutamente. Poi ricordiamo che tutti questi prodotti li produce la malavita, Con le borse di Gucci. borse di Gucci, riprendile, vai, lavoro nero e tutte queste situazioni qui. Qui addirittura abbiamo un banco anche più grosso, dove non vedo prodotti contraffatti, ma sicuramente non è una situazione che ci si può stare. Signora, le posso fare una domanda? Ecco, le volevo chiedere. Siamo venuti qui perché ci hanno detto che questa settimana ci sarà una manifestazione del Comune di Milano per aiutare le persone che vengono fuori dall'Italia per inserirsi, lavorare, eccetera. Io le volevo chiedere, lei ha permesso per venire qui? È stata aiutata dal Comune per questa sua attività? Ho la licenza, c'ho Lei c'ha la la licenza? licenza, c'ho la partita IVA, c'ho anche la mia, come si chiama, scontrino, faccio tutto io. E le fanno lasciare il banchetto qui senza un riparo, senza. Sono qua, ma non è che mi danno permesso di stare qua. Ma le fanno pagare qualcosa per stare No, qui? niente. Però io ho diritto di stare 2 ore per me esposta perché la licenza è entrante che ce È l'avevo. Ambulante, ambulante. ecco. Va bene, ci fa piacere, no, è proprio per quello, perché stiamo facendo proprio Sì, questo. va benissimo. Grazie. Quindi la signora ci ha spiegato che il suo banchetto, questo qui, è regolare perché c'ha la licenza. Invece, scusi una cosa, e questi invece che sono a fianco col telo? Non lo so, deve chiedere a loro.
bisogno cedere. Va bene, abbiamo capito dalla risposta. La ringraziamo, un saluto, grazie. Ed eccoci, siamo al terminal bus autostradale del Comune di Milano, come vedete dal bel simbolino. Sul fianco sinistro di Paolo Rusconi, che sta riprendendo, c'è il signore subsahariano, come lo chiamerebbe il nostro assessore Maiorino, che è appena uscito con tutte le sue borsette contraffatte e tutte le altre cose che in questo momento non sta facendo vedere. Noi siamo qui non perché ci piace frequentare i terminal bus senza dover andare in vacanza, che è anche un po' che non andiamo, ma solamente perché molti cittadini ci hanno chiesto questa cosa. E siamo stufi che le persone si lamentino e non abbiano mai un riscontro di quello che vedono. Tra l'altro vi vorrei ricordare che questo posto si trova a pochissime centinaia di metri dal Palace Arp, dove siamo stati settimana scorsa col signore qui a fianco, che senza nessun problema e senza nessun guadagno e interesse personale sta facendo vedere insieme a noi le cose che non funzionano. Mi chiedo, tutte queste persone che chiedono gettoni di presenza, prendono stipendi all'interno della giunta e anche il personale che purtroppo viene mal utilizzato, sappiamo la questione dei Ghisa in questo momento. E vi dico anche una cosa, che nella fortuna o sfortuna della giornata mancano diversi banchi, ce ne sono già tanti, ne mancano diversi. Quindi io mi chiedo, il signore che c'è il bar qui, che paga le tasse, eccetera, che adesso poi andremo a intervistare, avendo una concorrenza di un bar clandestino che vende chissà che cosa all'interno, che giovamento ha stare qui dentro a pagare le tasse, l'ICI, il personale, eccetera? State rendendo questa città un luogo insicuro. State portando le persone a fare delle cose illegali per poter sopravvivere, quindi la famosa evasione per sopravvivenza. Ecco, io in certi casi purtroppo sono costretto a dire che esiste ed è normale portarla avanti. E stavamo parlando della questione di questi banchetti improvvisati senza registratore di cassa, con dei prodotti, con dei bicchieri di plastica e di vetro, chissà se lavati o no, quindi anche un problema per la salute, che abusivamente sotto il porticato del terminal vendono alcolici, bevande e cibo. Lei ne ha conoscenza di questa situazione? Ogni tanto li vedo e posso anche affermare che quando si trovano delle forze di polizia o della Guardia di Finanza, gli sequestrano le merci e poi prendono anche i dati relativi alla persona. Anche a quelli delle borsette? Sì, anche a quelli delle borsette hanno sequestrato quando avevano dei capi firmati da altri, oppure c'è qualcuno che ha l'autorizzazione da ambulante, però in quel caso se non hanno delle merci contraffatte li identificano soltanto, ma se hanno delle merci contraffatte le sequestrano e prendono i dati della persona. Ed eccoci rientrati, avete visto il filmato, l'ha visto anche con noi Maria De Muzio. E cosa ne pensi di queste immagini che abbiamo registrato in notturna e in diurna in un terminal bus che dovrebbe essere frequentato comunque da chiunque, turisti, mamme, bambini, ragazze? Dimmi pure. Allora, sono senza parole, la situazione è scandalosa perché non è possibile. Mi è capitato anche a me ad andare a prendere Flixbus, anch'io ho avuto una sensazione di disagio. Non avevo visto chi vendeva alcolici senza licenza, però sono stata fortunata, l'ho scampata, posso dire questo. Su questo ti posso dire, scusa se ti interrompo, io sono andato lì a accompagnare una ragazza giovane, anche lei, che aveva paura ad andare da sola, purtroppo i suoi genitori non potevano, ed era un sabato sera verso le ore 21:30. Che poi non so se ci hai fatto caso, io mi ricordo che lì sotto i portici c'è anche un cattivo odore, perché le persone che bivaccano lì, i loro bisogni li devono fare pure da qualche parte, li fanno lì. Comunque quella stazione ci troviamo persone che vengono anche dalla Germania, comunque dall'Europa o da altre città italiane, e non è giusto che il biglietto da visita di Milano sia una stazione in queste condizioni. Poi anche mi ha colpito il proprietario del bar dell'ATM,
perché comunque è una persona che paga le tasse, che fattura e tutto, e fuori invece c'è chi magari una bottigliata d'acqua la vende a metà prezzo, e lì sta nel buon senso delle persone andare dal commerciante che paga le tasse e non dall'abusivo. Fra l'altro però ti voglio aggiungere una cosa, ecco, il proprietario del bar, quello regolare, si trova a concorrenza anche durante il giorno, perché ricordiamoci che il bar regolare chiude verso le 19, le 20, quindi dalle 20 in poi lì è terra di nessuno, non esiste un bagno, di giorno c'è un bagno solo, ho fatto la coda anch'io con altre persone all'interno del bar dell'ATM, ma non esistono altri servizi igienici fruibili. Quindi la questione, direi, che sfocia, va molto più avanti del semplice fatto di questa microcriminalità, come viene definita da qualcuno, degli immigrati clandestini che vendono le borsette. C'è proprio una situazione, Mary, e quello ti volevo appunto dire, il mio pensiero, di non rispetto degli spazi, di non fruizione di servizi verso chi arriva a Milano. Non c'è un bagno, non c'è un posto di polizia, non c'è un servizio igienico, non c'è una panchina pulita dove potersi sedere. Diciamo che questo problema viene anche dalla mancanza di civiltà delle persone che vivono lì. E il problema è che queste persone non dovrebbero vivere lì, che sono due cose diverse. Perché uno è vero, sono incivili, ma c'è qualcuno che gli permette di fare determinate cose. Penso che anche se ci fosse la polizia avrebbero dei poteri limitati, perché essendo senza documenti non possono fare granché. I controlli aiuterebbero senz'altro, e anche una messa in sicurezza, anche perché queste persone vivono in una condizione igienico-sanitaria inesistente ed è grave per la loro salute. Quindi, visto che facciamo che ci sono persone che fanno tanto i moralisti, dovrebbero preoccuparsi in che condizioni queste persone vivono. Certo, noi diciamo sempre che il vero razzismo è tenere le persone in queste situazioni, ma seguiteci, c'è la pubblicità, ritorniamo tra poco. Grazie. Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel nuovo negozio di Monza. Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno veramente importante per noi della Mondoflex. A Treviolo, di fianco alla nostra sede, abbiamo realizzato una nuova fabbrica dove produciamo i materassi, e poi abbiamo avuto l'apertura di due nuovi punti vendita, questo di Monza e quello di Erba. Tante soddisfazioni che ci danno l'entusiasmo per fare sempre di più, per darvi sempre di più. Iniziamo questo nuovo anno alla grande. Anche quest'anno tornano i saldi invernali. Fino al 5 marzo ci sono affari che non potete lasciarvi scappare. Entrate nei nostri punti vendita, seguite il bollino rosso, troverete sicuramente l'affare che state cercando, soprattutto sugli articoli di alta qualità. Proviamo a cercare insieme un materasso a due strati con memory, traspirante, termosensibile e indeformabile, ad alta densità, a sette zone differenziate, un materasso che ha la giusta rigidità per ogni parte del corpo, con una lavorazione bugnata che vi crea un leggero massaggio ad ogni movimento. Prezzo di listino 720 euro. Togliamo sconto Mondoflex del 50%, togliamo i saldi 2019 da 720 euro a soli 320 euro. Oppure una rete con alzata motore in multistrato di faggio. Il faggio, lo sapete, è un legno molto resistente. A 5 snodi, 5 posizioni, con il doppio listello flessibile che aiuta meglio il materasso a seguire la struttura del corpo, con i cursori di rigidità da posizionare in base al sostegno che volete nella zona lombare, con il motore dotato di batteria d'emergenza in caso di mancata corrente, a soli 390 euro. Vi aspettiamo nei nostri punti vendita, adesso siamo sempre più vicini a casa vostra. I saldi Mondoflex li trovate su tantissimi articoli. Abbiamo i magazzini e la fabbrica piena di merce in pronta consegna, scontata del 30, 40, 50, fino al 60%. I saldi Mondoflex non sono solo su reti e materassi, ma anche su letti, divani, divani letto, poltrone basculanti, piumini d'oca, biancheria per arredare il vostro letto. Tutto a prezzi scontatissimi.
Scegliete Mondoflex e siete sicuri di acquistare un prodotto 100% italiano. Scegliete Mondoflex perché per noi dormire bene è troppo importante. Vi aspetto! Eccoci ritornati, stavamo ancora parlando nel, appunto, dietro le quinte durante la pubblicità con Maria delle varie situazioni e devo dire che ci troviamo d'accordo su molte cose. Adesso ti faccio un'altra domanda molto particolare. Si è parlato nel municipio di una riqualificazione del terminal bus di Lampugnano? Sì, ne abbiamo parlato, ho visto il progetto, e si parlava della messa in sicurezza, ma non delle persone che vivevano lì, non dei commercianti abusivi, si è parlato soltanto della messa in sicurezza dell'area. Ecco, quello che ti volevo dire, adesso stiamo vedendo le immagini del Palasciarpe, dove siamo stati qualche settimana fa, abbiamo trovato quell'orrenda situazione di degrado, mafia nigeriana e purtroppo ragazze che vendevano il loro corpo per la droga. Sappiamo che il Palasciarpe è molto vicino a questo spazio, questo è uno di quei signori che abbiamo visto vendere le borsette. E quindi ti chiediamo, ma secondo te, dato che c'è questa cattedrale nel deserto con una certa metratura, non si potrebbe utilizzare questo spazio per mettere tutti i comfort che renderebbero comunque il terminal di Lampugnano un fiore all'occhiello dell'amministrazione, non come adesso un qualcosa di tremendo da cercare di evitare o da farsi addirittura accompagnare quando si prende un autobus? Sicuramente sì, allora il Palasciarp anche lì è una nota dolente, perché secondo me se si rivalutasse il Palasciarp potrebbe essere un ulteriore modo per riqualificare il municipio 8 e per renderlo più decoroso. In queste situazioni è proprio inguardabile. Sto vedendo per la prima volta le immagini di com'è dentro. Sì, ti posso dire, guarda, ti interrompo. Allora, queste persone che vedi uscire fuori, molti sono lavoratori, tra virgolette, vedi i borsoni che sono a Lampugnano. Questi erano i famosi spazi dove ci sono stati dei concerti famosi, insomma, e anche feste di partiti politici. Qui il PD che comanda, tra virgolette, il municipio 8, le famose biciclette. Ecco, questo spazio qui il comune l'aveva destinato qualche anno fa, quando io ancora ero all'interno, avevo fondato sto comitato per la caserma Montello, eravamo stati lì perché avevano dato delle tensostrutture per pregare i musulmani. Da allora si sono dimenticati che esiste il Palasciarp, infatti anche le immagini che tu vedi, questi letti eccetera, ormai non è più uno spazio di preghiera, è una terra extraterritoriale dove è divisa in due. Le tensostrutture sono dei magrebini, lo spazio interno, questo che stai vedendo adesso, è dei nigeriani. Ma sai cosa mi sorprende? Come fanno a vivere in queste condizioni? Spazzatura per terra, materassi in condizioni discutibili, cioè non hanno neanche un minimo di pulizia, cioè igiene personale. Io l'unica cosa che posso pensare, avendolo visto, purtroppo avendo sentito il fetore di questi spazi. Ma umanamente ti dispiace vedere delle persone che vivono così? Assolutamente sì, però ti posso dire che i capi stanno in alto, in alto, in alto, dove è molto più pulito, dove ci sono delle stanze ben arredate. Quelli che stanno ai piani di sotto sono proprio quelli sotto di loro, cioè i novizi, quelli che vogliono entrare a far parte dell'associazione. Poi lo vedrai, insomma, quelli agli ultimi piani avevano tutti i comfort, addirittura avevano anche le ragazze bianche, come le chiamano loro, per i loro divertimenti. Quindi una struttura ben organizzata comunque. Assolutamente sì, infatti non so se voi telespettatori vi è capitato di vedere dei dispacci addirittura dell'FBI, che sembra di essere in un telefilm, che hanno detto che la mafia nigeriana in Italia, al di là di quello che dice una certa magistratura rossa, è ben presente e lavorano proprio su questi settori, e dopo aver preso il sud Italia stanno acquisendo il nord con Torino, Milano e Brescia. Comunque va bene, lasciamo la questione Palasciarp e ti vorrei parlare invece della questione dello spaccio di alcolici, una situazione che accade in tutto il municipio 8. Sappiamo benissimo che c'è una legge che proibisce la vendita di alcolici dopo le ore 22, ma come ben sa chi ci vive sopra, accanto, eccetera, ci sono questi negozietti etnici, come li chiamano alcuni buonisti che sono qui al comune di Milano, che invece se ne fregano e quindi le vendono a qualsiasi ora del giorno o della notte, creando dei capannelli di persone alterate dagli alcolici, ma anche particolarmente rissose di loro. Nel municipio 8 è stata presa qualche precauzione appunto per evitare questa situazione? O? Allora, che io ne sia a conoscenza, no. Però premetto che mi posso sbagliare, magari è stato detto quando non ero presente.
Mi è già capitato di sentire la problematica perché ho fatto diversi sopralluoghi, molti sia commercianti che persone che abitavano lì in zona via Palizzi, per intenderci, si lamentavano della situazione, difatti si chiudevano dentro pure i commercianti, c'è un negozio di parrucchiere che si chiudeva a chiave e aspettava le clienti che suonavano e le identificava prima di aprire, perché queste persone... oltre a bere talmente tanto e essere alterate dall'alcol, molestavano i passanti. Una problematica principale è che forse queste persone magari fanno orari di lavoro differenti e anche in settimana fanno baccano e la gente che vuole dormire perché la mattina si alza alle 6 non riesce a riposare correttamente. Esatto. Questo è per colpa dei mini market e l'unica cosa sarebbe da mandare dei controlli periodici onde evitare che questi vendano alcolici dopo, ora non so che ora sono le 2. Certo, diciamo notte. Anche che è una presa in giro, adesso stiamo vedendo le immagini del mercato comunale del QT8 che più volte abbiamo visionato durante l'ultimo anno, questa è l'ultima volta, qualche settimana fa. In questo momento mi stacco un attimo da quello che sta dicendo Mary, ma ci rientra, è diventato un motel dell'amore per le prostitute spesso minorenni che sono nella via che porta appunto al Palasharp. Abbiamo trovato le camere da letto, abbiamo trovato montagne di preservativi, fazzolettini. Tutte minorenni, hanno dei genitori? O sono tutte provenienti dall'estero e sono ragazze schiavizzate anche queste. Ma la cosa che scandalizza ancora di più, al di là del fatto che siano presenti sulla circonvallazione a partire da Piazzale Lotto arrivare sì, fino sì. a Lampugnano, è proprio il fatto che ci siano dei controlli che non funzionano sul mercato comunale del QT8, che più volte, dopo le nostre ultime segnalazioni, c'era stato detto essere stato messo in sicurezza, controllato dalla vigilanza. Ecco, tutto quello non esiste e non c'è. Facciamo un passo indietro, però torniamo alla questione dei mercatini degli alcolici. Ti faccio un'ultima domanda. Sì. Il municipio 8, la questione DASPO. Il DASPO è quel provvedimento che non ha fatto il centrodestra, bensì ha fatto il ministro dell'interno del PD Minniti, che pare che qui a Milano non serva, perché a voce che è sentita da diversi cittadini, e so che ci sono anche delle raccolte firme, ma mi racconterà magari qualcosa in più Maria, non viene applicato sul territorio milanese. Come funziona la questione del DASPO che ci hanno chiesto in molto a Milano? E la funzione del DASPO dovrebbe essere... dovrebbero farla la polizia comunque, dovrebbero farla... Ma non è applicata a Milano, da quanto so. Io... Solo nello sport. So sì, che... esatto, anch'io penso solo nello sport, anche se il consigliere del municipio 8, Stefano Pavese, aveva fatto una mozione al riguardo, che poi è stata votata favorevole, perché penso che sia un buon senso votare favorevole una mozione di questo senso, che non ha un colore politico, ma è soltanto per il senso comune, per comunque la nostra comunità, per la nostra città e per il nostro municipio. Certo, ricordiamoci che la sicurezza è un bene comune, non ha colore, le nostre famiglie, i nostri bambini, la nostra vita ha bisogno di sicurezza, quindi... è un punto fondamentale. Ti porto un'altra domanda adesso che riguarda sempre il tuo municipio, molto vivace in questo periodo. Il nostro municipio è il municipio delle cause perse. Va bene, non ti parlo di Talmondo e altre cose, i nostri amici già conoscono, ma ti voglio parlare del comitato che è sorto per il Giardino dei Giusti. Sì. Hai saputo qualcosa sul fattore della cementificazione che è stata proposta da questa associazione a cui i cittadini sono schierati con una raccolta firme? Sì, abbiamo... è stato votato in un consiglio di municipio tempo fa e Forza Italia ha espresso parere negativo, perché comunque noi pensiamo che il verde sia un bene prezioso, soprattutto in una città come Milano che di alberi ce ne sono pochi perché è una città metropolitana e il poco verde che c'è bisogna tutelarlo. Poi cioè, le piante ci danno ossigeno, poi la sera fanno il loro lavoro, cioè, per una serie di motivi le piante, soprattutto in una città come Milano che è inquinata, perché tu non mi puoi abbattere delle piante e poi non far circolare le auto perché inquinano, perché comunque gli alberi servono per ridurre Sono l'impatto ambientale. Poi c'è da dire che le motivazioni che abbiamo letto sulle varie... motivazioni per cui doveva essere cementificato c'era quello appunto che questa arena di 200 posti stiamo vedendo adesso, perché gli studenti hanno richiesto uno spazio dove ritrovarsi dopo aver visto
il Giardino dei Giusti. Io mi sono fatto però una domanda: se in qualunque luogo dove vanno gli studenti in giro per tutto il mondo dovesse essere fatta un'arena, sarebbe uno scempio. Allora, ci sta solo nel municipio 8 serve un posto dove degli studenti si possono, comunque persone, ragazzi, che, anche anziani si possono ritrovare. Però questo non significa abbattere il verde e mettere il cemento, comunque metti anche delle panchine con il verde intorno. Anzi, io d'estate prediligo le panchine sotto un bell'albero che mi dà pure l'ombra. Tra l'altro erano già stati previsti comunque degli spazi dove ci si poteva ritrovare al Giardino dei Giusti per poter magari dialogare con i propri insegnanti. Al di là di che, io mi ricordo nelle mie gite scolastiche, ma magari io sono arcaico e vecchio, cioè si parlava a scuola di questi posti, li si andava a vedere, si ritornava in classe e ne si riparlava. Non vi era il bisogno di cementare qualunque... Pensate al cimitero monumentale. Ogni scolaresca che va al cimitero montale chiede un'arena di 200 posti per poterne disquisire. Io quando ero piccola prendevo un telo, anche un telo mare oppure una tovaglia vecchia, la mettevo sull'erba e mi sedevo insieme. Bene, mi assumo la responsabilità in questo momento davanti a me di dire che la motivazione è sicuramente strumentale e personalmente ridicola. Sì, ovviamente sono delle incongruenze, delle incoerenze che fa la nostra amministrazione, perché da una parte parla di avere una città ecologica al passo con l'Europa, bla bla bla, e dall'altra però togli a discapito comunque dei cittadini milanesi gli alberi che possono ridurre l'impatto ambientale, che danno ossigeno, e sono delle incoerenze che ci sono nei loro discorsi. Quindi sei per una città ecologica o sei per una città tutta grigia, piena di cemento e palazzi? Ma soprattutto ricordiamoci che a pochi metri, poche centinaia di metri dal posto che vogliono cementare, quindi il Giardino dei Giusti, c'è quella struttura del QT8 che non aspetta altro che di essere riqualificata. Quindi facciamoci due conti, non facciamoci prendere per il naso. Sai qual è il problema? Dal mio punto di vista, tu non puoi pensare a creare quartieri nuovi, a creare cose nuove che sono bellissime perché sono davvero dei bei progetti, quando strutture che ci sono già da tempo tu le lasci lì abbandonate. Sarebbe più corretto prima sistemare tutto quello che non va e poi andare avanti nel progresso, perché il progresso non lo fai andando avanti e non guardare mai indietro. Prima guardi indietro e quando tutto quello che hai è a posto ed è in ordine, puoi andare avanti e progredire verso una città migliore. Saluto Mary De Muzio, la ringrazio e passiamo alla pubblicità. A dopo. A dopo. Harley Davidson Monza propone un grande assortimento di abbigliamento e accessori. Oltre 50 motociclette in esposizione, 13 punti officina, servizi di manutenzione, trasformazioni, omologazioni gomme fino a 300, verniciature speciali, rimessaggio invernale, banco prova potenza, servizio di assistenza, revisioni e test ride delle moto della gamma Harley. 20 anni di esperienza e 20 anni di bellissime motociclette. Venite da noi, vi faremo vivere la leggenda. Siete tutti invitati da Boutique dell'Arte per il cambio delle vecchie pellicce. Anche in questo mese di speciali sconti, fino al 70%. Chiamate i nostri consulenti per sapere il valore dei vostri vecchi capi usati. Allo 030 91 07. Vi aspetto per il cambio pelliccia. Lo showroom Boutique dell'Arte è facile da raggiungere. Autostrada Milano-Venezia, uscita Sirmione. Mi trovo da Windows Group, una grande realtà italiana che produce in maniera artigianale serramenti e cassonetti in PVC in una vastissima gamma di modelli e colori, dai più economici ai più performanti, che garantiscono una perfetta insonorizzazione e un grande risparmio energetico. Windows Group produce in modo artigianale serramenti e cassonetti in PVC della migliore qualità. Windows Group, qualità al miglior prezzo. Contattaci allo 02 39 10 43 61. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff.
Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Ed ecco, cari amici, siamo rientrati dopo le immagini del municipio 8 riguardante le situazioni di Lampugnano del Palasciarpa con Maria Di Muzio. Ci troviamo qui con il dottor Piero Alessandro Bottoni, che tutti voi conoscete, forse anche per cognome, perché è la persona che ha dato tanto nel quartiere del QT8 per la sua edificazione, per il benessere, per questo stile di vita che è, diciamo, diverso da quello di altri quartieri ghetto che troviamo in giro per Milano, e che in questo momento si ritrova in campo appunto per questa cementificazione che sta avvenendo al Parco dei Giusti, questo luogo verde che dava respiro e fama appunto alla zona per essere un luogo piacevole dove trascorrere il proprio tempo, che adesso sta diventando qualcos'altro. Ma chiedo direttamente a lui, ci puoi descrivere cosa sta accadendo e se ti vuoi presentare dire qualcosa di te? Buongiorno, io sono Piero Alessandro Bottoni, sono il figlio dell'architetto Piero Bottoni, che aveva avuto l'incarico nel 1947 con la Triennale Ottava, con il ruolo di presidente, insieme ad altri importantissimi architetti di quel periodo, di poter realizzare un quartiere modello, cioè un qualcosa di veramente straordinario per un gruppo di architetti, una esperienza sicuramente irripetibile in Italia. E chiaramente il risultato si vede, perché oggi il QT8 è sicuramente un quartiere invidiato e desiderato non soltanto a Milano ma in tutto il mondo per la quantità di verde, di spazi e di varietà, visto che Milano è tutta una città piatta. Questa collina è stata nell'idea, nella poesia che aveva in mente mio padre, come voler realizzare quello che oggi a New York è stato fatto col Central Park, una città dove tutti costruiscono grattacieli, però hanno avuto l'intelligenza di rispettare un grandissimo spazio dedicato al verde e a quello che i cittadini vogliono desiderare dopo che smettono di lavorare. Questo è stato il progetto, il sogno di mio papà. Assolutamente sì, e per agevolarvi appunto la visione e conoscere la situazione, per chi ancora non la conoscesse, mandiamo il filmato, grazie. Sabato 19 gennaio siamo venuti a sentire il comitato cittadino che si è riunito da questa mattina e nei diversi giorni precedenti per una raccolta firma per questa opera di riqualificazione dell'area del Giardino dei Giusti, che pare non piacere a nessuno. Si trovano diverse problematiche, ci vengono riferite diverse problematiche che poi sentirete dopo dai diretti interessati, e fino ad oggi non c'è stata partecipazione da parte né del Comune di Milano, né del Municipio 8, né dell'Associazione e neanche dall'Assessore Maran. Noi come persone impegnate sul territorio crediamo che la discussione, il poter parlare di ogni cosa che succede sul nostro territorio sia un punto fondamentale della democrazia, della partecipazione e dell'essere cittadini. Molte volte sembra che in questa città qualcuno, invece che amministrare, comandi e il suo parere valga più di tutti quegli altri. Comunque seguiteci e vedrete le immagini di Paolo Rusconi e vedrete la situazione di oggi al Municipio 8 nel Parco dei Giusti al QT8. Siamo qui oggi al Monte Stella insieme a Luciano Mura, che vi spiegherà quello che accade in questo luogo. Prego.
Beh, siamo arrivati all'ultimo passo del Giardino dei Giusti, i quali da 8 giorni hanno cominciato a lavorare in questa area con tutti i permessi che gli sono stati dati dall'assessore Maran e anche dal municipio 8 guidato da Federighini. Per cui questi signori hanno cominciato a scavare, a rimuovere i sentieri e a prepararsi a fare un progetto che era stato già presentato e approvato rapidamente tra il 3 e il 5 di dicembre, lasciando al municipio 8 pochissime ore per poter vedere disegni, i quali erano stati procurati all'ultimo minuto, e quindi molti hanno votato a favore di questo progetto senza aver mai visto un disegno di questo progetto tranquillamente. Veniamo a sapere adesso, ultimamente, che anche i disegni approvati sono stati sorpassati da nuovi disegni e da nuove applicazioni che noi non abbiamo, i cittadini non hanno visto, ma neanche il municipio ha visto. Questo progetto, dato che nessuno ne era a conoscenza, da chi è stato proposto? Chi è il responsabile di questa grande idea? Questo progetto è stato messo insieme dall'Associazione del Giardino dei Giusti, che è una società che ha 3 componenti. Il Comune di Milano, l'Associazione Israelita della città e Garivo, una società che è agli ordini del signor Nissim, il quale segue di solito questi progetti in tutta Italia e anche fuori d'Italia. Ed eccoci rientrati, avete visto la bellezza del Parco dei Giusti, forse un po' meno bella del solito, visto le opere che si stanno facendo in questo momento. Avete visto diversi partecipanti della raccolta firme, perché esiste una raccolta firme spontanea fatta dai cittadini, ma ho qui con me l'onore di avere il dottor Bottoni, a cui volevo chiedere, ho sentito l'altro cittadino che stava parlando di questo progetto con disegni sorpassati mai visti da nessuno. Cioè, cosa possiamo dire? Cioè, si sta facendo passare un qualcosa che è sulla testa di tutti? Ma effettivamente anche ai più tecnici e più esperti non si è ancora capito bene alla fine quali sono i veri progetti che alla fine questa organizzazione vorrebbe portare o che sono stati approvati in qualche altra sede. È molto confusa la cosa. Di fondo c'è da risalire, secondo me, un attimo alle origini di tutta questa situazione, nel senso che uno vorrebbe capire come mai si è arrivati a questo punto. Allora io vorrei soltanto, detta questa premessa di un QT8 e di una Montestella, che è, e questo è importante sottolinearlo, è un memoriale. Il Montestella è un progetto architettonico completo, non è una collina che è stata buttata lì così e che ancora deve essere trasformata. Questo è un progetto architettonico che è stato firmato da mio padre e hanno seguito tantissimi architetti, paesaggisti, eccetera. Ogni percorso, ogni sentiero, ogni muretto è stato studiato in maniera accurata all'interno di un progetto. E questo progetto architettonico è stato riconosciuto da molti architetti come una vera opera d'arte di un valore enorme proprio per il fatto di essere stata potuta realizzare a favore di una città. E qual era, diciamo, l'obiettivo di questa collina? Questa collina rappresenta il memoriale della città di Milano che rinasce
dopo i bombardamenti furiosi che l'avevano distrutta completamente. Mio padre, con un'idea intelligente, quella che c'erano milioni di chili di macerie da trasportare in posti lontanissimi, ha proposto di dirottarle in un posto e creare un qualcosa di completamente diverso dalla città piatta e creare addirittura non solo un parco ma una collina per i milanesi. Quindi il simbolo della città distrutta dai bombardamenti è proprio una collina piena di verde, piena di cespugli, piena di sentieri e specialmente piena di alberi, perché questi alberi sono stati piantumati alcuni su idee anche di mio papà e poi di altri importantissimi paesaggisti. Quindi cerchiamo di capire questo simbolo, l'albero che è la rinascita. Okay. Cosa succede? Che a un certo punto nel 2003, più o meno, credo a cavallo delle giunte Albertini e Moratti, questa organizzazione benemerita, questa del Giardino dei Giusti, si è presentata dicendo che aveva intenzione di mettere dei piccoli ceppi, come infatti tutti conoscono, di pietra, con i nomi di tanti personaggi, non solo di origine ebraica, israeliana, ma tanti che hanno dato la loro vita per combattere contro le ingiustizie nel mondo. Un progetto eccezionale, niente da dire. Ed in più, come possiamo vedere forse proprio dalla loro stele principale che compare nel giardino, il loro motto è proprio questo: Giardino dei Giusti di tutto il mondo, c'è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene. Questo è quello con cui si sono presentati al Comune di Milano nel 2003. E qui chiaramente, di fronte all'idea di dare un albero, a piantumare un albero per ogni giardino, per ogni giusto, per ogni persona meritevole che sarebbe venuta in futuro, coincideva perfettamente con questo stesso idea di rinascita. Quindi un albero è la rinascita di un uomo, insomma, che è morto. Da quello che ho visto, scusa se ti interrompo, dal progetto, insomma, qua qualche albero pare che venga anche sradicato. Certo, questo qualche albero verrà probabilmente anche sradicato, ma oltre a questo elemento, la realtà è che questo progetto, che ovviamente nel 2003 era stato approvato perché c'era l'idea di dire mettete i ceppi e poi ogni albero, ogni giusto che verrà, metterete un albero, quindi volete 400 metri, ma ve li diamo volentieri perché coincidono esattamente con la vocazione paese, eccetera. Oggi invece purtroppo si sta realizzando non più un giardino, si sta realizzando un mausoleo, perché qui stiamo parlando di costruzioni che si alzano dal prato, c'è cemento, ci sono dei pannelli di acciaio arrugginito che è detto Corten, addirittura viene realizzato un anfiteatro, ovviamente fatto in materiale artificiale, e addirittura una cabina elettrica a supporto di tutta questa cosa, e poi invece di piantumare degli alberi naturali viene addirittura messo un albero d'acciaio in mezzo a tutti gli alberi naturali, mentre invece la collina era già stata progettata per poter permettere alle persone di riunirsi. Infatti, se si va a vedere bene il progetto e si vanno a vedere soltanto come è fatta la collina, ci sono molte zone, chiamiamole rotonde, fatte con delle pietre rotonde, che erano dette cavee, che mio papà aveva proprio progettato per permettere ai cittadini di riunirsi per qualunque argomento. Quindi, a parte il fatto che ci sono dei bellissimi muretti dove potersi sedere. Quindi, diciamo, c'erano tutte le possibilità di continuare il loro progetto con alberi, eccetera, e di fare delle cose e di lasciare le cose come erano. Se interrompo un secondo, scusami, per lasciarti più spazio dopo, agevoliamo la pubblicità e torniamo col dottor Bottoni per portare avanti questa tematica molto importante. Grazie. Si fondono con la passione e nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, vieni, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Bimbineria, un baby store di oltre 1200 metri quadri. La qualità delle migliori marche a prezzi imbattibili. Carrozzine, passeggini, seggioloni e seggiolini auto.
culle, lettini, camerette e corredini, abbigliamento e tantissimo altro, e solo in questo periodo con sconti fino al 70%. Bimbineria è a Cernusco sul Naviglio, strada statale Padana Superiore numero 28, con disponibilità di ampio parcheggio riservato. Infoline 0292 148051 e sul web bimbineria.it. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Ciao a tutti, sono Gabriele Sirtori, in arte e per gli amici Gasi Automobili. Questa è la nostra sede e adesso vi presentiamo alcune delle nostre offerte. Opel Mokka, gennaio 2016, 50.000 km certificati, due proprietari, condizioni ottime interno e esterno, gomme 4Season nuove appena montate, un anno di garanzia in tutta Europa da noi, tagliandata, controllata e revisionata da Gasi, a 13.900 euro. Vieni a trovarci, diventeremo amici. Parola di Gasi. Ed eccoci rientrati in questa nuova puntata di City Report. Stiamo parlando del Municipio 8. In questo preciso momento stavamo continuando a discutere sulla questione del Parco dei Giusti con il dottor Piero Alessandro Bruttoni, persona, come avete sentito finora, molto informata su tutto quello che accade e che sicuramente ha un'idea di un certo tipo, che è quella originaria del progetto. Ti volevo fare una domanda, ma questa arena da 200 posti che verrà edificata, mai prevista da nessuno, non si capisce che utilità possa avere? Ci sono diversi spazi da riqualificare nella zona, alcuni li ho visitati anch'io, tipo il famoso mercato del QT8, che è molto grande, potrebbe ospitare benissimo le scolaresche, come ci è stato detto dal municipio e dagli assessori, che come unica motivazione a noi giornalisti, noi che ci occupiamo di informazione, è stata data che le scolaresche, le scuole, non ci è mai stato detto quale scuola tra l'altro, hanno bisogno di uno spazio dove poterne discutere. Ai miei tempi, dicevo già prima con la consigliera del municipio 8, quando si andava a vedere dei monumenti, se ne parlava a scuola, si andava a vedere il monumento, se ne discuteva in classe. Agevoliamo, va bene, una situazione migliore, recuperando qualcosa per rendere ancora più fruibile la zona. Cementare, rimango dall'idea che credo sia l'idea del dottor Bottoni, non è il massimo, non si dà un bel esempio ai giovani dicendogli che il cemento è meglio del verde. Comunque ripasso la palla al dottor Bottoni che ci spiegherà meglio la situazione dell'arena, di tutte le aree appunto che ci stava indicando, e soprattutto mi è rimasta questa frase di un albero per ogni uomo che purtroppo da quello che ho visto nel progetto verrà sradicato, quindi va contro il progetto originale, anche se ha scelto il bene. Certo. Prego. Sì, sono perfettamente d'accordo. Diciamo che di posti dove questi studenti avrebbero potuto ritrovarsi dopo la visita, durante la visita, ce ne sono tantissimi. Come ho già detto, ce ne sono proprio già sul Monte Stella, nel senso che basta soltanto fare 4 gradini e al pianale superiore già ci sono delle zone fatte apposta con l'idea di poter permettere alle persone di sedersi. Infatti ci sono dei muretti naturali dove anch'io mi sono seduto e sono comodissimi. È chiaro che credo che nessun studente d'inverno a dicembre in un luogo aperto abbia una particolare predilezione per sedersi in un posto piuttosto che in un altro. Quindi la realtà è questa, che dobbiamo sempre ricordare questo, che questo è un parco per i cittadini che vogliono lasciare la città,
lasciare l'acciaio, lasciare il rumore, la musica, eccetera, e con poche centinaia di metri trovarsi immersi nella natura e poter diciamo, guardare la città in un'altra dimensione. Non fare un centinaio di metri e ritrovarsi immersi in un'altra realtà. Noi non stiamo assolutamente contestando il fatto che il Giardino dei Giusti abbia necessità propria di ampliarsi. Ecco, strumentalmente è stato detto questo, che il comitato, comunque chi si schiera contro questo progetto, o è antisemita o ce l'ha col parco con appunto il Giardino dei Giusti. No, questo è proprio quello che si dice aggrapparsi ai vetri, perché in realtà ci sono tantissimi cittadini che sono di origine ebrea e che sono assolutamente contrari a questo progetto. La realtà è che quando uno ha un problema, se lo può risolvere, lo risolve, ma se non lo può risolvere, non lo deve risolvere andando a rovinare il terreno del vicino. Dobbiamo ricordarci, e lo ripeto ancora una volta, che la collina del Monte Stella è il memoriale della città, il memoriale della città che rinasce. Qui si sta costruendo un mausoleo sopra un memoriale, cioè è come se, voglio fare un esempio che non ha nessuna attinenza a niente, ma se a Berlino, che c'è un bellissimo memoriale dell'Olocausto, eccetera, e che ci mancherebbe, è tutto diritto che ci sia, l'ho visitato, una parte coperta, una parte scoperta, un domani un'altra comunità, gli armeni, che hanno avuto anche loro tanti gravi problemi, dicessero: possiamo costruire il nostro memoriale sul vostro memoriale? Penso proprio che la risposta sarebbe no. Ma perché snaturalizzare le zone dalla loro identità, da quella che è stata la loro progettazione, la loro funzione, secondo noi, secondo me, in primis, non è una cosa mai da fare. Poi chi amministra il Comune di Milano, chi amministra qualunque cosa, anche un amministratore del condominio, se vede che delle persone facenti parte del suo gruppo o comunque di chi è amministrato hanno dei problemi, riservano dei problemi, vogliono dei chiarimenti, la cosa migliore rimane sempre quella del dialogo, della concertazione, anche nello spirito, voglio dire, del giardino. Il dialogo, cosa che per ora, a quanto mi risulta, non è avvenuta. No, infatti, perché qua c'è stata soltanto una forte pressione, una forte arroganza e prepotenza che non ha mai tenuto conto di quello che veramente pensano i cittadini. Purtroppo bisogna dire che effettivamente tutta questa cosa è stata approvata dal Comune di Milano, è stata approvata anche dalla Giunta dal Consiglio di Zona 8, ma ormai, voglio dire, c'è una completa disparità tra quanto è stato fatto e quanto è la volontà dei cittadini e quello che è stato il progetto originario. La realtà è che, a parte il fatto appunto che, come detto, era partito per un discorso di piantumazione e oggi invece abbiamo soltanto un progetto di edificazione e forse anche di sradicamento di vari alberi, ma questo Giardino dei Giusti poteva tranquillamente rimanere, essere migliorato, ma da un punto di vista paesaggistico, tenendo buono quello che era, e magari invece farne un secondo in una di tantissimi parchi che oggi devono nascere a Milano tra i nuovi scali ferroviari. Sì, ricordiamoci che si sta edificando in tutta Milano, appunto, da partire dagli scali ferroviari ad alcune ex aree industriali, verranno fatti nuovi giardini, tra cui quello famoso di Scalo Romano, che è un'ampia zona, quella di Piazza Tirana, che ancora non hanno nessuna destinazione. C'è un parco, non si sa chi destinarlo, che funziona bene. Cosa certo. Si fa? Si va a toccare delle situazioni che già vanno benissimo come sono e che forse meritavano un po' di attenzione, un po' più di illuminazione, magari un po' più di pubblicità e altre certo. Cose del genere. Ma concordate certo. Con i cittadini. Noi non capiamo perché un'amministrazione, che non è un qualcosa di autoritario, almeno non dovrebbe essere, non scende appunto al Parco dei Giusti per parlare con chi ha qualcosa da dire, ma bensì lo si contesta, lo si accusa, lo si diffama. Queste situazioni qui, secondo noi, non sono accettabili in una città come Milano, ma dovunque, e siamo qui proprio a notiziarvi di ciò. La nostra presenza non è stata solamente per il Parco dei Giusti, ma per un'ingerenza che c'è da parte di poteri forti sul Comune di Milano per fare quello che si vuole contro la volontà dei cittadini. Questo lo dico io, quindi non è responsabilità del dottor Bottoni, ma credo che voi che mi seguite vedete queste situazioni in molti posti dove noi andiamo, poi ne parleremo con più calma. Io ti volevo chiedere un'ultima cosa, state portando avanti una raccolta firme spontanea di tutti i cittadini? Quando pensate di terminare la raccolta firme? Adesso è stata fatta una raccolta di firme dei cittadini, infatti sabato mattina.
mattina ero presente e giusto posso dire soltanto che i numeri non possono essere smentiti. Nella mattinata, poi anche tu forse sei arrivato più tardi, sì, saranno passate circa un centinaio di persone o poco più. E noi soltanto avendo messo su un palchetto alle 8:30, 9:15, abbiamo raccolto 80 firme di persone che, certo, si sono... Certo, ricordo che anche che era una giornata freddissima. Infatti abbiamo tutti l'influenza. La pubblicità di questo evento non era stata usata la gran cassa di partiti, certo, o di organi istituzionali, che anzi in molti sono andati contro. Personalmente posso dire di aver visto, Piero... due persone, diciamo istituzionali, quindi il consigliere del Comune di Milano del Movimento 5 Stelle Simone Sollazzo, uh-huh, e un altro giorno, forse il venerdì, ho visto Gianmarco Senna della Lega. Poi ho visto sì tutta una buona parte del municipio 8, quindi della maggioranza PD, chiaramente schierata in favore appunto del progetto, e che orecchie tappate dir poco, non hanno voluto sentire niente, ecco, su io, questa situazione. Tullio, ti volevo aggiungere anche questo. Proprio come tu prima mi dicevi, il senno e il senso di rispetto verso chi viene amministrato da... Ecco, io voglio soltanto far capire che praticamente questa collina, questo parco, questo verde che oggi c'era incontaminato, e tra parentesi il Giardino dei Giusti era veramente una cosa molto bella, perché arrivare lì nella nebbia e scoprire questi piccoli ceppi era come una sorpresa, come degli, certo, elfi che uscivano all'improvviso, ma questo era quello massimo che poteva essere. Certo, potevano esserci degli alberi con delle targhette, sarebbe stato pure bello, quello era tutto quello per cui gli sarà stato dato all'inizio il permesso a questa cosa. Ma io ti voglio sottolineare anche la gravità di questa cosa che sta accadendo, perché tu puoi ben immaginare che una collina che oggi era un memoriale ed era incontaminata, oggi verrà proprio depredata di questa sua purezza da un qualcuno che oggi forse riuscirà o non riuscirà a fare questa cosa. Ma se ci riuscirà un domani, voglio dire, con quale diritto potremo dire domani a un'altra organizzazione magari di diversa fede o di diversa, certo, opinione politica, di no, tu dall'altra parte del crinale non lo puoi fare, perché? Ma come, se loro hanno fatto una cosa di questo genere? Aggiungerei anche che con i problemi di sicurezza che purtroppo esistono in tutta Milano, ma in particolare in alcune aree verdi, perché si sa che le aree verdi sono quelle un po' più scoperte, diciamo, dal controllo, cioè avere un'arena di 200 posti senza una vigilanza, senza magari una telecamera di controllo, rischia di diventare il ricettacolo, non dico per qualche rave party, ma sicuramente di situazioni che poco hanno a che vedere col Giardino dei, certo, Giusti. Nessuno l'aveva progettata questa cosa, ma non perché se ne era dimenticato. Perché forse, ma... una volta avevano molto più senso, dico io, quando si facevano le cose, le si faceva con criterio. Adesso io le credo si che per... mio papà, purtroppo, voglio dire, se sapesse questa cosa sarebbe molto molto rattristato, visto che aveva studiato tutto nei particolari e certamente non immaginava... Ti posso dire che consiglio ai nostri spettatori, se hanno tempo, di leggere appunto la storia dell'edificazione del Giardino dei Giusti, perché è una cosa molto interessante. Forse oltre le nostre parole, quelle di Piero, quello che state vedendo, questa devastazione con questi bulldozer, vi darà il vero senso di quello che era un progetto. Certo. Tra l'altro, snaturare dei quartieri di Milano dopo averne snaturati molti altri con immensi centri commerciali al posto di parchi ed edifici storici, insomma, non sono un bel biglietto da visita per Milano, dato anche quello che abbiamo finito appunto di enunciare prima con la consigliera di zona 8, con tutte quelle gravi situazioni che si trovano in questa zona. Ecco, quello che ti vorrei chiedere è come ti possiamo supportare noi, a parte averti invitato con molto piacere qui, a questa situazione a cui tengo molto. Certo, ma io credo che la cosa importante appunto è che tutti i cittadini diciamo facciano sentire la loro voce in tutte le maniere possibili, o firmando o partecipando alle varie iniziative che vengono ancora fatte, e tra parentesi la speranza è che si possa anche vincolare tutto il Montestella e tutto il quartiere QT8, perché è veramente una ricchezza di Milano studiata tanti anni fa, eccetera. E sicuramente qualunque progetto che avesse dovuto venire fatto su questa collina avrebbe dovuto essere stata fatta tramite dei concorsi tra architetti, paesaggisti, anche a livello internazionale, e non invece come oggi risulta da un singolo architetto che sicuramente non è un paesaggista. Questo, torniamo purtroppo a questo discorso che troppo spesso a Milano
alcune amicizie valgono di più di meriti, titoli, crediti e soprattutto della possibilità di far partecipare chiunque alla progettazione di spazi che comunque sono comuni di tutti. Certo. Un'altra cosa, poi chiudiamo. Quando ti possiamo trovare, dove ti possiamo trovare, per se qualche telespettatore vuole unirsi a voi, vuole partecipare, ma allora, c'è una mail? Ci sono dei siti dove, andando a guardare su internet, si possono sicuramente trovare, che sono a difesa del Monte Stella, ma io ripeto, io sono stato invitato e sono lieto di essere venuto, perché voglio dire, per il rispetto e la memoria di mio papà, ma voglio dirvi che dietro di me ci sono centinaia di persone, egregi, professori, architetti, eccetera, che si stanno battendo con tutte le loro forze per tenere vivo. Ho visto l'ex candidato sindaco Sant'Ambrogio, ho visto un bel po' sì, di persone. Sì, una persona molto attenta al paesaggio, all'ambiente. Io mi auguro che riusciremo in questo giusto obiettivo. Va bene, io ti ringrazio che hai spiegato benissimo tutta quanta la situazione. Ti saluto, ti auguro che tutto vada per il meglio. Noi continueremo a seguire quello che state facendo e che sentiamo nostro. La puntata chiude qui, ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 19, e in replica il lunedì alle 23.30, se non ci trovate in streaming H24 su www.la6tv.it. Alla prossima. Grazie. Ritrovati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 25 gennaio. Tempo che migliora su molte regioni del centro-nord, mentre rimane ancora spiccatamente instabile al sud e sulle regioni centrali adriatiche. Ma vediamo il dettaglio, elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord, generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Più nubi saranno presenti sull'Emilia-Romagna, ma risulteranno del tutto innocue. Al centro, tempo più instabile sulle regioni adriatiche, con precipitazioni a carattere sparso. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori. Per quanto riguarda le regioni meridionali, avremo un tempo più piovoso sulla Puglia settentrionale, sulla Basilicata e sulla Calabria, anche con locali temporali. Maggiori spazi soleggiati altrove. La neve scenderà sull'Appennino tra i 100 e gli 800 metri. I venti soffieranno con moderata intensità dai quadranti settentrionali su gran parte dei bacini. Vediamo le temperature. I valori notturni saranno compresi tra meno 3 e 9 gradi un po' su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece sono attesi tra i 2 e gli 11 gradi al centro-nord e punte di 13 gradi al sud. Bene, per ora abbiamo concluso. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate il sito ilmeteo.it e le nostre pagine ufficiali di Facebook e Instagram. Arrivederci! Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel negozio di Monza, in via Lario. Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno veramente importante che ci ha dato grandi soddisfazioni e siamo pronti a iniziare questo 2019 con l'entusiasmo che ci contraddistingue. Iniziamo bene questo nuovo anno con i tanti attesi saldi invernali. Questa è l'occasione giusta per fare acquisti. Venite nei nostri punti vendita, sicuramente ce n'è uno vicino a casa vostra. Ci trovate a Treviolo, dove abbiamo la nostra sede e anche la fabbrica. Poi siamo a Desenzano del Garda, a Brescia nel comune di Castelmella, a Crema, a Melzo, qui a Monza dove stiamo registrando, e poi l'ultimo punto vendita a Erba. Seguite il bollino rosso, troverete sicuramente l'affare che state cercando.
reti materassi di nostra produzione scontati del 30, 40, 50% e articoli di fine serie o da campionatura con un ulteriore sconto del 20%. Ma non solo, i saldi Mondoflex sono divani letto completamente sfoderabili con una rete elettrosaldata certificata dall'Istituto Italiano della Certificazione di Qualità. Con un materasso ad alta densità veramente comodo, con lo schienale porta guanciali scontati del 20%. I saldi Mondoflex sono poltrona basculante a due motori, più il movimento alza persona, con meccanica italiana certificata, con il cuscino cervicale regolabile, con una doppia pulsantiera, il telecomando a filo oppure la pulsantiera laterale. Utilizzate quella che trovate più comodo. Scontate del 30%, una poltrona con dispositivo medico, quindi pensate, oltre allo sconto del 30%, recuperate il 19% di IVA. I saldi Mondoflex sono piumini d'oca, caldi, leggeri, traspiranti, anallergici, scontati del 20%. I saldi Mondoflex sono la fiera del bianco, copri piumini, lenzuola, plaid, coperte in cashmere, trapunte, tappeti, tantissima biancheria per arredare la vostra camera da letto, delle migliori marche, a prezzi veramente di realizzo. Seguite il bollino rosso, i saldi Mondoflex sono prezzi speciali sui prodotti che desiderate. Non perdete tempo, se state cercando qualità e convenienza, Mondoflex è l'azienda giusta. Vi ricordo che i saldi terminano il 5 marzo e com'è che si dice in questi casi? Chi prima arriva meglio acquista, vi aspetto! Benvenuti nella cucina del Becker. Oggi cucineremo uno stracotto al vino bianco. Il protagonista, proprio attore principale di questa ricetta, è il muscolo, o meglio la parte del gerretto, il muscolo posteriore e anche anteriore dell'animale. E la caratteristica di questo taglio anatomico qual è? È quello che è ricco di tessuto connettivo. Il tessuto connettivo è quello che poi rilascia in fase di cottura, ma soprattutto in fase di cottura più prolungata, poi la gelatina, rendendo proprio la carne morbida e dando anche una tonalità, un retrogusto straordinario. Proviamo a tagliarlo però proprio a metà, guardate. Allora, andandoloci ad incidere proprio a metà, anzi lo tagliamo bene, eccolo qui. Potete notare bene come le sue parti interne siano leggermente infiltrate, non troppo, ma quella dose giusta, perché in effetti ricordiamolo, questa è la parte tra le più importanti in movimento di tutto il bovino, quindi questo genererà poi il fatto di avere una carne più elastica e più morbida. E la ricetta cosa dice? Dice che dobbiamo fare una cottura piuttosto prolungata. Ah, piccolo